Lì ne è mancato solo un gol, due errori sotto porta, diciamo così, e la partita poi l'hanno portata a casa. Però sembrava che la Carrarese fosse una squadra che si deve salvare, non una che deve giocare per vincere anch'essa, no? Eh sì, ci siamo sorpresi nel vedere nel primo tempo una Carrarese così arrendevole, perché ha subito dal primo minuto fino alla fine del primo tempo abbiamo avuto almeno 4-5 occasioni. Ed è stato un bel calcio, io non posso rimproverare niente alla squadra perché ha dato tutto. E forse l'unico rimorso è il secondo tempo, che è volato troppo in fretta, perché tra falli e altre cose, altre perdite di tempo, abbiamo fatto un po' il gioco della Carrarese, perché loro ci istigavano un po', e dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, pensare solo alla prestazione e non all'avversario. Alla fine è uscita una battaglia, 10 ammoniti, 2 espulsi dalla panchina, insomma. Sì, loro secondo me l'hanno impostata tutta la settimana così, e ci sono riusciti, perché alla fine hanno portato a casa un punto d'oro. Noi è stato un buon punto perché ha giocato ad alto ritmo, ed è anche, diciamo, un buon punto anche per noi, perché queste partite le puoi anche perdere, perché loro, cioè noi potevamo rilassarci e lasciare campo a loro, e loro erano molto veloci, però siamo stati bravi, quindi ora il morale rimane alto per affrontare una partita difficile mercoledì. Bertinati operoso. Sì, abbiamo fatto riposare solo lui. Lui sta bene, già domani potrebbe allenarsi. Matteo? Diciamo che questa squadra ha dimostrato di poter stare in alto. Oggi ha capito che troverà anche delle squadre che non le concederanno di giocare. Quindi è importante riuscire a sbloccare queste gare sfruttando l'occasione che avete avuto, la tripla occasione che avete avuto al primo minuto, senza poi andare a guardare Dan e l'ultima di nostri ali, che diciamo è stato più di confusione comunque. Ad ogni partita bisogna imparare sempre qualcosa. Oggi c'è da imparare il fatto che non dobbiamo dare tutto per scontato, ogni partita è difficile, anche col Pontedera ci aspetteranno, e noi non possiamo rilassarci neanche un minuto. Vi è mancato non avere Iocolano là davanti, comunque per voi è un tramite importante nell'azione. Era molto in forma, ci dispiace per questo infortunio, speriamo recuperi in fretta. Ora abbiamo delle altre alternative valide che anche oggi si sono fatti trovare pronti, quindi nessun problema.